Salve a tutti ragazzi, sono KZack e in questo nuovo video andremo a vedere come effettuare un glitch che ho appena trovato a giro per internet e che vi permetterà di far durare anziché un tempo 6 minuti, 4 minuti, quindi cioè la durata della partita varierà tantissimo. Allora, come potete vedere, infatti se noi andiamo su impostazioni, lì c'è scritto 6 minuti. La prima cosa che dobbiamo fare è cambiare il tempo. Cioè, mettete proprio un altro tempo, ma qualsiasi, non quello che metto io. Cioè, ovviamente se mettete quello che metto io non cambia nulla, però uno qualsiasi. E poi andiamo a cambiare la lingua del commento. Quindi mettete, vedete, cambiate francese, italiano, messicano, poi pigiate B ottondo, perché vale anche su Xbox. E come potete vedere ho 3 minuti. Ricambiamo la lingua del commento, perché a noi ci piace nella nostra lingua. E andiamo su impostazioni e vedete, adesso ho 4 minuti. E quindi è perfetto. E in cosa vi potrebbe essere utile questo glitch? Beh, per far durare appunto la partita meno e quindi risparmiate tempo, che ne so, con i boss dei crediti oppure per vincere le prime partite. Insomma, secondo me questo è un trucco. Ah, anche per far curare la vostra squadra in panchina, anziché comprare una carta fitness, perdete 4, perdete 8 minuti, ma anche 6, perché dipende la variazione. Cioè la partita non dura 4 minuti a tempo. E beh, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate se avete qualche altra idea su come fare e ci becchiamo al prossimo video.